Ciao a tutti, oggi è 7 di novembre, siamo in una querceta prevalentemente di Quercus troiana e Quercus pubescens, quindi una querceta di fragni e roverelle, e siamo a caccia di ghiande. Le roverelle a oggi non hanno ancora sviluppato le ghiande, in realtà. Non lo so, forse ha fatto troppo caldo, arriveranno più avanti nel tempo. Mentre i fragni non solo hanno già le ghiande sui rami, ma le stanno anche già facendo cadere in abbondanza, e i vermi stanno già cominciando a mangiarle. E quindi adesso vi faccio vedere un attimo delle ghiande e vi spiego anche come distinguere quelle buone da quelle cattive. Ecco qui ad esempio una ghianda, questa sembra apparentemente essere buona, non ha buchi, non ha crepe, non ha nulla, nessun tipo di danno, e quindi possiamo raccoglierla. Ecco qui per esempio vediamo una ghianda che ha proprio un buco, come potete vedere, e questa va scartata. Allora, abbiamo raccolto un po' di ghiande, un po' di bacche, il mio cestino è pieno, non ne abbiamo raccolte tantissime, solo il necessario per il mio vivaio, quindi insomma una ventina di ghiande e altrettante bacche per ogni tipo. Quindi facciamo sempre attenzione a lasciare i frutti sugli alberi, a non fare razzia, perché poi comunque sono nutrimento per gli animali ed è importante rispettare il bosco. Eventualmente verremo a raccoglierne altre successivamente se ci serviranno. E quindi adesso torniamo a casa e vi mostro come piantare alcuni dei semi che abbiamo raccolto. Allora, adesso, come vi dicevo quando ero nel bosco, vi faccio vedere anche come selezionare le ghiande. Quindi prendiamo le nostre ghiande e innanzitutto controlliamo, come già avevo detto di fare quando ero nel bosco, che non ci siano buchi o crepe o cose di questo genere. Io ho preso questa proprio perché in questo caso c'è un buco, ve la faccio vedere più da vicino, così non ci sono dubbi. Ecco qui, quindi come vedete questa ha questo piccolo buchino, vuol dire che un bruco, insomma un verme, una larva è entrata all'interno della ghianda e se la sta mangiando. Cosa bisogna fare? Una volta che si è fatta una prima selezione, scartando tutte quelle difettose, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere quindi le nostre ghiande e andarle ad immergere dentro un contenitore di acqua. Se le ghiande vanno sul fondo vuol dire che sono buone, se rimangono a galla vuol dire che non sono utilizzabili. Mettiamo queste due che io so già che rimarranno su, e poi queste che invece so anche che sono buone e che, come vedete, vanno a fondo. Ah, attenzione, questa pensavo che sarebbe andata giù e invece no. Proviamo quest'altra, vedete? Su 4, su 5, scusate, su 5, una sola è andata a fondo. Quindi quell'unica che è andata a fondo è utilizzabile ancora. Come avete visto, quindi è un processo di selezione molto molto semplice. Non bisogna fare nulla di così sconvolgente, però vi dico anche che spesso cosa succede? Succede che la ghianda, dopo che l'avete raccolta, la buttate in acqua e va a fondo, poi magari dentro c'è il bruchetto, voi la tirate fuori, il bruchetto è sopravvissuto all'inondazione e continua a mangiarsi la ghianda al suo interno, quindi poi l'andate a
buttare in acqua dopo una settimana e la ghianda va a galla, così come è successo a me in realtà, perché io pensavo che due di queste ghiande sarebbero andate a fondo, così come è stato la prima volta una settimana fa, e invece sono rimaste a galla e quindi vanno scartate. Ogni tanto bisogna fare questa riprova, diciamo, questa prova del 9 e nulla. Quindi, comunque, in qualunque caso, una volta che avete selezionato quelle che vanno a fondo e che rimangono sul fondo anche dopo diverse settimane, potete passare a piantarle o, come sto facendo io, come sto provando a fare io, a vernalizzarle. Se non sapete cosa sia la vernalizzazione, io ho fatto un video che riguarda i cipressi, in realtà i semi dei cipressi, dove spiego come vernalizzare, cioè come semplicemente prendere dei semi e metterli in frigo per un determinato numero di giorni, dopodiché togliere i semi dal frigo, e a quel punto è più facile che si schiudano perché hanno sentito il freddo. Vabbè, lo spiego nel video che riguarda i cipressi. Oh, vi mostro anche queste ghiande che sono di quercia spinosa e che sono rimaste in frigo a vernalizzare per circa un mese, e oggi le ho tolte dal frigorifero e le lascerò qui fuori a temperatura ambiente, sempre chiuse all'interno di questa bustina. Erano così già in frigo con l'ovatta sotto a farli da cuscino, ovatta umida, e quindi adesso li vado a spruzzare un altro poco di acqua e poi chiudo tutto quanto e lascio qui fuori, insieme, in buona compagnia, insieme alle altre piantine, e aspetto, insomma, che i semi possano germinare ad una temperatura più alta. Quindi nulla, adesso vado a chiudere il sacchetto, lascio qui i semi delle prime querce che ho vernalizzato, e poi tra, non lo so, qualche settimana probabilmente vi mostro il risultato, se i semi hanno attecchito, insomma, e se hanno cominciato a germogliare. Ci vediamo alla prossima. Ciao!